Donato, pensavi di esserti liberato di me? Guarda, effettivamente ero un po' disperso, non sapevo, non ti trovavo, mi hai lasciato da Oddio, dove sarà solo. finita? No, no, abbiamo lasciato spazio giustamente ai tuoi ospiti, i tuoi primi ospiti, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare. In compagnia con noi questa sera, sempre all'interno della nostra puntata di Motore a 360 gradi, Paolo Savadini. E allora, diciamo innanzitutto che aspettiamo un altro ospite che ha qualcosa a che vedere con lui, ma non svegliamo troppe Eh sì, no, 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 carte. non dobbiamo ingaggiare un confronto diretto, però adesso ci lavoriamo un po' Vabbè, per Paolo forza, per forza. Sì. e poi andremo al prossimo. Allora, innanzitutto presento Paolo, che è il mio coéquipier, Il tuo? per quanto... Coéquipier? Mamma mia, Guarda, come sono senti, erudito. ma senti. Per quanto riguarda la Mille Miglia, perché abbiamo fatto per 2 anni gli apripista alla Mille Miglia, Lo ben so, lo ben so. Divertiti molto, però lui è anche un bravissimo navigatore. Ci facciamo un po' raccontare da Paolo come è iniziato, con chi e un po' la sua storia. Ciao, buonasera a tutti, grazie mille dell'ospitalità in questa fantastica location. Eh Qual sì, ci è? siamo attrezzati bene, visto che studio, Uno studio bellissimo pazzesco. all'interno del Museo Mille Miglia. Io per 2 anni ho avuto il piacere di fare da navigatore e da amico di Donato, facendo appunto gli apripista alla Mille Miglia. Ci siamo divertiti molto e è praticamente la base delle gare alle quali noi assistiamo e che noi costantemente nell'arco dell'anno facciamo. Io dal 2010 che corro con le auto storiche, ho sempre fatto il navigatore, inizialmente con mio zio, l'avvocato volante Flaminio Varsariati, quindi ho avuto, diciamo così, un ottimo maestro che mi Decisamente. ha lanciato nel mondo delle auto storiche. Quando mio zio ha deciso di, come si dice, appendere il volante al Non i chiodo, baffi, solo il volante i ha guantini, appeso. I guantini. dai. No, non I che i baffi. baffi, è molto geloso dei suoi baffi e non c'è ancora verso di fargli appendere al chiodo, però adesso solo il volante, quando ha deciso di smettere di fare le gare, io mi sono trovato con Alberto Riboldi, che è anche un noto, diciamo così, oltre ad essere chirurgo bresciano, anche appassionato di auto storiche e appunto collezionista e driver di numerose appunto gare di regolarità. A lui mancava un navigatore, a me mancava un Pilota. driver, e così ci siamo trovati e dal 2012 ad oggi che praticamente corriamo insieme. Abbiamo fatto insieme tante gare, tra le quali una Mille Miglia. E oltre a essere, diciamo così, un rapporto di pilota e co-driver, abbiamo instaurato anche un bellissimo rapporto di E amicizia, ormai tuo quello. zio fa lo special guest. E mio zio fa lo special guest, fa il presentatore a Mille lo Miglia, tutto insomma, sappiamo. però non si applica più sul campo, ecco. Vabbè, qualcosa ti avrà insegnato. Quale trucchetto ha messo in pista quando ti ha, diciamo, tramandato questa passione? Cos'è che ti ha detto in primis? Ma innanzitutto di conoscere tutte le belle ragazze Hai visto? che Ok, frequentano fuori il mondo delle auto motori. storiche. Subito una Quello distrazione, è partito con la è distrazione, partito sì, per subito con la metterti alla distrazione, prova. raccontandomi anche vari aneddoti che nella sua lunghissima carriera di pilota ha avuto con i suoi ex navigatori. È un bellissimo e breve aneddoto riguarda quando ha fatto una Mille Miglia con Valerio Bocelli, un altro, diciamo così, nostro amico, Personaggio. personaggio e amico del Museo Mille Miglia. E in una prova speciale mancavano, non so se 10 o 10 secondi al termine della prova. In quel momento stava passando una bella ragazza a bordo strada e Valerio, mentre mancavano 7 secondi, diceva: "Guarda, guarda la scelta, guarda la scelta". E quindi potete immaginare, La conoscendo un po' reazione. il carattere di mio zio, qual è stata la reazione, ecco, insomma. Si è Quindi... fermato. No. Però Paolo, so una cosa, quando tuo zio vinse la Mille Miglia, c'era stato un episodio su un taxi. Cos'era successo la sera? Mio zio ha vinto 2 Mille Miglia. L'episodio a cui ti riferisci tu è capitato nel 1997, quando ha vinto la Mille Miglia Che con mia zia. era Con mia ufficiale zia. Mercedes, Sì, giusto? lui era pilota ufficiale della Mercedes, quell'anno correva con la 300 SL prototipo Ali di Gabbiano, e
la mattina prima di partire da Roma e nel trasferimento dall'albergo al ritrovo di partenza dell'autovettura, mio zio e mia zia hanno preso un taxi appunto per arrivare allo start e mia zia si è dimenticata la borsa con tutti i cronometri sul taxi. Vi lascio immaginare la reazione poco composta di mio zio in quei minuti. I baffi. Gli sono rizzati i baffi, sono scesi tutti gli angeli dal cielo. E poi questa borsa è stata ritrovata. E incredibilmente è stata ritrovata perché il tassista ha aspettato ed è tornato, si è accorto che comunque sul suo taxi c'era la presenza di questa borsa e nonostante mia zia, che in quegli anni si correva ancora con i cosiddetti cipollotti, non c'erano i computerini di certo. Oggi, quindi era andata dagli amici che facevano a recuperare un cipollotto di qua e uno di là, e fortunatamente però non è servito l'ausilio degli amici piloti perché il tassista molto gentilmente è riuscito a riportare tutta insomma la 24 ore con dentro tutto il necessario per continuare la gara. E la gara poi come finì? Alla fine vinsero. Quindi, allora visto. Quindi forse nel 2016 escogiterò anch'io questo trucchetto, esatto, che magari porterà volevo fortuna. Arrivare. Il santo dei tassisti. Ha come fortuna. Si chiama il santo dei tassisti? Ovviamente. Ci sarà un santo? Ci sarà sicuramente, ma non ho proprio idea. No, esatto. Calcolando tutti quelli che probabilmente nominano quando sono in mezzo al traffico, direi che ci informeremo per i nostri tassisti. Parliamo dei tuoi ultimi appuntamenti, visto che diciamo che questa stagione, quella diciamo da agosto in poi, è stata ricca di appuntamenti, una su tutte, perché più tardi avremo qui ospite anche Daniele Bonetti. Sappiamo appunto che prima scherzando l'abbiamo nominato, però c'è stato qualche quid pro quo proprio in merito alla Coppa Mazzotti. Ma Coppa Mazzotti è una gara bellissima quest'anno, perché è stato veramente abbiamo toccato dei paesaggi bellissimi della nostra provincia, appunto passando per la Franciacorta. Abbiamo avuto la fortuna per la prima parte della giornata di trovare anche un tempo splendido e poi anche siamo stati bagnati dall'acqua nella seconda parte. La gara si è caratterizzata da una battaglia, diciamo così, sul campo, sul filo dei centesimi. E come spesso accade del resto. Tra appunto l'equipaggio Moceri, Bonetti, Riboldi, Sabbadini, e alla fine siamo stati distaccati da poche penalità e come capita ahimè ogni tanto in queste occasioni quando c'è un minimo distacco a caldo, soprattutto insomma la tensione è ancora fresca e quindi abbiamo avuto un piccolo scambio di battute, ma subito diciamo così via pacificati già la sera stessa e soprattutto il giorno dopo a mente fredda. Vabbè, insomma, diciamo quindi, che i giornali adorano questi piccoli battibecchi, per cui non potremmo lavorare, ci andiamo a nozze noi con i battibecchi. Assolutamente sì. Beh, ovviamente abbiamo deciso di invitarvi qui tutti e due oggi proprio per testimoniare questa tranquillità che ormai assolutamente sì, anche perché comunque siamo amici soprattutto con Daniele, perché abita più vicino di Giovanni che abita a Palermo, quindi il rapporto d'amicizia sarebbe un pochino certo. Meno facile da coltivare. Siamo oltre che colleghi, navigatori, anche appassionati, ma proprio amici veri, ci sentiamo anche fuori dai campi di gara e quindi non poteva che finire con un aperitivo. E con su questo non ho dubbi, guarda, però, non so perché conoscendo Daniele l'aperitivo ci sta, ma non abbiamo detto come è andata a finire allora questo battibecco, poi cosa è successo? Alla fine chi ha vinto? Chi... Il vincitore è stata la coppia Moceri con Bonetti, quindi noi abbiamo ottenuto un ottimo secondo posto e quindi vorrà dire che ci rifaremo, ci tenteremo di rifarci nella Coppa Mazzotti 2016. Forse sono girate, tra virgolette, un pochino più le scatole a me e al mio pilota, perché ahimè per noi questa gara e la coppia, la bravissima, fortissima coppia Moceri-Bonetti è un po' la bestia nera della Coppa Mazzotti, perché è il terzo anno consecutivo che arriviamo secondi e sempre dietro alla coppia Moceri-Bonetti.
quest'anno abbiamo sfatato il detto del 2 senza il 3, l'anno prossimo che è il quarto anno speriamo di invertire assolutamente il trend. Eh dai, te lo auguriamo assolutamente. Quindi il tuo prossimo appuntamento quale sarà? Parli già di Coppa Mazzotti 2016, però ovviamente probabilmente penso si rifarà nello stesso periodo, quindi parliamo fine stagione, mentre per l'inizio della prossima stagione che cosa è? La prima gara in programma assolutamente a Winter Marathon. Io ne ho corse due del 2010-2011 con mio zio su un'auto coperta. Quest'anno volevo provare il brivido. Nel vero senso della parola, di correre con un'auto scoperta. Il mio pilota è già abituato perché ne ha fatte diverse con. Lui avendo sulle auto scoperte, quindi non poteva fare altrimenti, e quindi quest'anno mi piacerebbe fare questa esperienza notturna sui passi attorno a Campiglio. E nel proseguo della stagione, sicuramente i grandi appuntamenti che culminano assolutamente con la 1000 miglia 2016, voglio tanto bene a Donato e per l'esperienza che abbiamo fatto. Ma che sta per arrivare! Ma quest'anno dovrei, se l'organizzazione ovviamente ci accetta, perché c'è nulla osta dell'organizzazione, correre con un'auto storica e quindi tornare al brivido anche a 1000 miglia dei centesimi, delle prove, dei risultati. Donato, e tutto. Non farò la prepista neanche io, se non ci sei tu non lo faccio. Vedi, io ero già pronta a propormi come sostituta di Paolo e Donato mi ha già tagliato. Vuoi fare la prepista con me? Ho detto, vengo con te, ti faccio compagnia io se Paolo è impegnato. Ma vedremo, ti farò un test per vedere se sarai all'altezza. Addirittura. Allora, noi abbiamo un servizio da lanciare perché Attilio è andato a provare per noi, ma ahimè l'ha provata solo lui, un'auto sportiva molto interessante. Però prima, Donato, vuoi fare ancora un'ultima domanda? No, Paolo? Io volevo chiedere a Paolo, già che abbiamo parlato di 1000 miglia, con che auto vi siete iscritti, perché le iscrizioni aprivano oggi all'una, tra l'altro, e i sistemi oggi erano già tutti intasati, mi hanno detto che era già tutto bloccato e che da tutto il mondo sono arrivati per iscriversi. Voi con che macchina vi vorreste iscrivere? L'auto è un OM del 1926, quindi un'anteguerra. Partiremo sicuramente nelle prime 10 posizioni. E coefficiente? Coefficiente, difatti sono appena usciti anche i coefficienti e dovremmo avere 1,75 come coefficiente, quindi un buon coefficiente. Anche, non un buon, un ottimo. Anche se non è il massimo, perché il massimo è 1,80 e ci sono alcuni fortunati piloti di queste auto che potranno appunto vantare di partire nelle migliori condizioni possibili. Insomma, noi comunque sicuramente è un ottimo coefficiente da sfruttare. E vedremo quanto arriveremo preparati e sapremo, diciamo, danzare sui tubi della 1000 miglia 2016. Grazie Paolo per essere stato con noi. Dobbiamo vedere come se l'è cavata Attilio su questa Ferrari. Vedremo, sono sicuro che qualcosa combinerà. Vediamo. Sì. Allora, vediamo Attilio, poi diamo la linea regia e ritorniamo con Daniele Bonetti. Ciao a tutti.